Da quando ho incominciato a lavorare seriamente sulla verticale, una delle cose più importanti è l'attivazione del pavimento pelvico per tenere la posizione. Ed è una cosa che ho notato che non ero proprio in grado di fare. Diciamo che allora, il pavimento pelvico è una zona del nostro corpo con cui è difficile connettersi perché praticamente si trova a livello del pube e va da davanti a dietro, diciamo, e non è una zona che coinvolgiamo ogni giorno, non è facile coinvolgere come un arto, è veramente qualcosa a cui bisogna pensare di coinvolgere e si attiva quando si fanno dei lavori di deep core, quindi degli esercizi che vanno a coinvolgere in profondità l'addome. È molto impegnativo, non è immediato e a me ha sconvolto notare quanto io proprio lo ignorassi completamente. Il pavimento pelvico è molto importante per noi donne, diciamo che si incomincia a parlarne quando si è in uno stato di gravidanza o post gravidanza o terza età, perché è proprio in quei momenti che a causa di eventuali lacerazioni, vecchiaia, eccetera, il muscolo perde tonicità e si incominciano a notare dei problemi come l'incontinenza, come non puoi fare uno starnuto che ti scappa la pipì, delle perite urinarie. Però per me lo sport è prevenzione e quindi si deve iniziare a lavorare sul pavimento pelvico per tonificarlo, sin da subito. Non bisogna aspettare che sia troppo tardi, si può prevenire. Quindi in questo video voglio condividere 5 esercizi con voi, che variano di difficoltà. Però i più semplici possono sembrare semplici, ma in realtà sono veramente tosti, che vi permetteranno di iniziare a connettervi con questa zona del nostro corpo che non è molto facile da raggiungere. Quindi iniziamo con un esercizio molto semplice, ma veramente difficile. Quindi mi stendo a terra. La forma naturale del mio corpo crea un buco qua, quindi cosa vado a fare? Porto sulle braccia, mi sposto più in giù, porto sulle braccia e cerco di appiattire la schiena al pavimento. Tengo la posizione, vedete come si incomincia a sentire come se ci fosse qualcosa qui. La tendenza è quella di stare in una posizione così rilassata. Se io invece stringo l'addome, però non è un lavoro di crunch o un lavoro che senti qua esterno, non so se sentite la differenza, è proprio un lavoro che io sento profondamente qua. Quindi stringo dentro l'addome, stringo un pochino le chiappe e appiattisco. Molto importante, ed è ciò che rende ancora più difficile questo esercizio apparentemente banale, è la respirazione. Se io da qui ho, io qui ho la tendenza ad andare in apnea, quindi quello che posso fare è mantenere la posizione e fare dei respiri. È difficile, cioè sembra facile, ma in realtà è bello tosto e al terzo quarto respiro si incomincia a sentire, soprattutto in fase di espirazione. Questo è l'esercizio con il quale io ho capito che cosa significa pavimento pelvico e dove si trova, perché, ripeto, non è facile da individuare e connettercisi. E nel momento in cui si capisce, poi tanti altri esercizi vengono più semplici, più naturali e si possono fare anche nel momento di vita quotidiana, cioè non per forza bisogna dedicare tempo a
a questi esercizi si possono fare anche se quando si è semplicemente seduti sulla sedia mentre si lavora. Lo so, sembra strano, però è vero, perché adesso ne facciamo un altro che io ho trovato assurdo, però veramente interessante. Comunque, cerco di fare questo, cerco di tenere questa posizione circa un minuto, due minuti, nel mentre che respiro. Noto che se tengo le braccia perpendicolari al pavimento è più facile, quindi se avete difficoltà tenendole dietro, portatele avanti. Anche il fatto di piegare le gambe rende più facile questo esercizio. Ok, quindi solitamente faccio questo esercizio per 1-2 minuti, lo ripeto 2-3 volte, magari anche durante l'arco della giornata, magari anche quando sono a letto, insomma cerco di sfruttare qualunque occasione per attivare il mio pavimento pelvico. Un altro esercizio, che è l'esercizio numero 2, vi alzo. È un esercizio apparentemente molto banale ed è un esercizio che non si percepisce. Allora, la mia posizione dei piedi è questa, ok? Se io adesso che ho appena fatto l'esercizio a terra mi ricordo dov'è il mio pavimento pelvico e ci penso e lo attivo, lo stringo. Apparentemente non cambia nulla, mi avvicino e lo rifaccio. Così sono rilassata, così io lo sto attivando dentro. Apparentemente non cambia nulla, cioè rilassata, tesa. Si può vedere, si può intravedere, percepire che c'è un'attivazione dell'addome. Vedete, lo sto, lascio e attivo, lascio e attivo. E io posso decidere di camminare, di passare la mia giornata rilassata, quindi cammino rilassata, oppure cammino attivandolo dentro, ok? Io ho provato a tenerlo, cioè concentrarmi sull'attivarlo mentre cammino, mentre faccio le mie cose. Sono, cioè, in realtà l'ho fatto durante una passeggiata, è devastante, cioè, sembra una cavolata perché non stai facendo movimenti strani, non stai facendo crunch, eccetera, ma ti stai soltanto concentrando ed è un lavoro molto di testa e lavora tantissimo, cioè l'addome si rinforza dentro in profondità tantissimo, quindi è proprio un lavoro di concentrazione e di contrazione, ok? Ti cammino, ta 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 ta, io lo sto attivando, ho il mio pavimento pelvico che saluta tutti, adesso niente, non più, ok? E questa è una cosa che si può fare ad esempio quando si è seduti mentre si lavora, eccetera, non riesci a fare un esercizio senza che te ne accorgi. Questi sono due esercizi molto apparentemente semplici, come vi dicevo. Faccio la verticale perché praticamente una posizione della verticale straddle è quella, dovete immaginarmi che tipo qui ho le mani al pavimento, quindi quella così, solo che la posizione vera e propria, se io avessi il pavimento sotto le mani, sarebbe questa. Un esercizio che faccio è questo. Rilassato, teso, e cerco di muovermi stringendo l'addome, quindi non mi do la spinta con le gambe, ma da qui a qui lo faccio coinvolgendo qui.
Altri esercizi per lavorare in profondità l'addome sono gli esercizi di squadra. Quindi, li ho fatti vedere anche sul mio canale, sul mio profilo Instagram, ci si mette seduti e ci sono diverse variazioni, dipende dal livello a cui siete. Le prime volte che le farete vi faranno più male le gambe che l'addome, però piano piano le gambe capiscono il movimento e la concentrazione si sposterà sull'addome. Gli esercizi di squadra possono essere a gambe chiuse, quindi da questa posizione, schiena dritta, appoggio le mani e tiro su le gambe, cercando di stringendo l'addome, quindi da così. Ne posso fare 10 per gamba. Mi raccomando, la schiena è il più ferma possibile. Come vedete, non mi sto andando eccessivamente indietro. Quindi gambe alternate. Gambe insieme, posso tenerla. Ok. Oppure posso farla a gambe divaricate e lavorare su una gamba. Oppure su entrambe. Insieme o vedete a me, è da un po' che non li facevo e mi sta prendendo il capo a quadricipite così, oppure insieme. L'importante è sempre concentrarsi sull'addome per qualunque esercizio noi facciamo, anche quando facciamo un esercizio che è uno dei miei preferiti ed è molto efficace, che sono i Beatle, praticamente da una posizione così a 90 gradi alterno, vado giù con la gamba e il braccio opposto. Qui molto importante, io la schiena parallela, cioè qui molto importante, io la schiena toccata a pavimento, la gamba se rimane più lontana possibile, questa gamba più rimane lontana più lavoro l'addome, più l'avvicino meno lavora. Quindi l'obiettivo è anche quello di allontanare la gamba, però all'inizio teniamola pure piegata, da qua. Tutti questi lavori dove la schiena è bella attaccata al pavimento e l'addome è contratto sono tutti utili a lavorare in profondità l'addome. Ovviamente esercizio chiave, fondamentale, base, però bello intenso e bello tosto è la barchetta. Io sono work in progress, sono migliorata perché all'inizio proprio la mia barchetta era così, invece adesso riesco a tenerla bella bassa qualche secondo con la schiena che rimane attaccata al pavimento, perché nel momento in cui uno diventa più debole ha la tendenza a inarcare e qui ovviamente si perde il pavimento pelvico, perché ritornando all'esercizio che abbiamo fatto proprio il primo, abbiamo capito che per attivarlo in profondità bisogna tenere la schiena attaccata al pavimento e contrarre e concentrarci. Insomma, spero che questi consigli vi siano stati utili, che li abbiate provati con me. Fatemi sapere se durante i vostri prossimi meeting e call parlerete attivando il vostro pavimento pelvico. Così, en passant. Ciao, sì, sto attivando il pavimento pelvico. Sì, tutto bene, ciao, tutto bene. E basta. Io vi ringrazio, vi saluto. E, oh yeah.
Fatemi sapere se volete altri video, altri consigli. Io sono qui, sempre presente per voi. Forte abbraccio. Lasciate un piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Iscrivetevi al canale, abbiamo superato 100.000, siamo persone importanti.